Al termine di Montefiascone Ranova 2 a 2, abbiamo ospite agli amici dello sport.it, l'allenatore di casa, mister Luciano Siddi, mister tre pareggi per queste prime tre giornate, ma uno diverso dall'altro. 15 giorni fa, ottimo primo tempo, meno bene la ripresa. Pareggio che ci può stare. Domenica scorsa una vittoria sfumata nel finale. Oggi ci siamo ripresi, abbiamo saldato il debito con la fortuna perché quando tutto era perso, immeritatamente perso, la squadra ci ha creduto fino al cinquantesimo, è arrivato il 2-2, quando si stava perdendo 2-0. Un risultato che sembrava anche incredibile perché nel numero delle occasioni, nel volume di gioco espresso, a parte qualche difficoltà, ma in campo c'è anche l'avversario. Punteggio, forse il risultato giusto era quello di pareggio, poi ci siamo trovati sotto di due gol, poi nel finale azzeccati i cambi, data la giusta determinazione della squadra. Ci ha creduto un pareggio che ha il sapore della vittoria, un pareggio credo anche importante come viatico per il proseguo del campionato. La sconfitta avrebbe fatto male, mister A lei. Beh, penso che la tua bravura ti abbia fatto riassumere. Riassumere tutto quello che c'era da dire, quindi più che una domanda non faccio altro che confermare quello che hai detto, domenica scorsa abbiamo subito il gol del pari al 96 esimo e oggi sì, la, la determinazione, la voglia di non soccombere, il fatto che a casa nostra non volevamo dare questo dispiacere alla, alla società e ai tifosi ci ha indotto a sbilanciarci un pochino di più, quello che la fortuna che ci era mancata prima nelle due circostanze dei gol in cui eh, gli avversari sono andati, sono andati in gol non ce Dimentichiamo con un paio di rimpalli e il mancato rigore, e diverse situazioni. Ma infatti, da... arrivavo anche a questo: il primo gol dell'Aranova. Ho obiettato all'arbitro con la nostra modestia chiaramente, che forse qualche spinta di troppo poteva essere fischiata. Soprattutto l'episodio del gol annullato al Montefiasconi nel primo tempo, fuori gioco, se tutti partono da dietro mi infatti sembra molto, difficile da valutare molto, infatti quello è, non è dubbio è, molto, è più che improbabile diciamo. però eh, l'assistente all'arbitro ha indicato, ha segnalato l'arbitro probabilmente nella mischia non è riuscito a, a individuare l'esattezza della, della posizione del giocatore che ha fatto gol eh, cambiava sicuramente tutto eh, non lo so, nel bene o nel male, ma comunque cambiava, la, cambiava peraltro. Mister, ho notato un particolare, e in questo è brava sicuramente la guida tecnica. Comunque, i giocatori in campo non protestano mai. Eh, beh, noi l'anno scorso ci siamo dati un, un modo comportamentale, diciamo un'indicazione generale eh, di, di non intervenire insomma, per quanto possibile, perché poi le reazioni verbali ci sono più o meno sempre: di non intervenire né sull'arbitro né sugli assistenti. Cercare di fare la nostra gara con uno spirito giovanile. Per, fino adesso ci siamo riusciti, poi vedremo. Mister. Unultima domenica prossima trasferta non facile contro i pescatori, ma con il morale alto. La squadra può rispettare i programmi. Poi anche oggi credo ci fossero delle assenze. Dopo questa mattinata questo scampato pericolo si può guardare con fiducia al proseguo. Sì, peccato che l'arbitro ha espulso Duarte, il brasiliano, che rientrava oggi, quindi non aveva mai disputato una gara, oggi serviva come rodaggio. L'espulsione e... dopo il fischio finale, quindi credo per proteste. Per... No, 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 è andato semplicemente a, a, a mettere pace ad una situazione che vedeva coinvolto il nostro giocatore, ma niente di che, non ne sono volati né schiaffi né altro. L'arbitro ha visto lui che stava in mezzo alla mischia e, e ha estratto il cartellino. Russo. E poi il rosso diretto quindi un paio di giornate di squalifiche. Speriamo... Di no, però. Eh, Intanto una sì. sicura. Ah, certo domenica non ce l'avremo. Certo. Domenica d'Ostia per. Domenica per giocare e probabilmente, possibilmente anche per portare a casa un buon risultato che possa muovere la classifica. Mister Siddi, grazie. Bocca al lupo per il Buona proseguo. Buona domenica a voi. A voi. Arrivederci.